appuntamenti con il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, che è qui con noi. Buongiorno sindaco, ben trovato. Buongiorno, grazie. Senta sindaco, partiamo dalla nostra città e dalle ultime modifiche in giunta. Volevo chiederle quali le motivazioni di questi cambi, ma soprattutto che cosa può comportare all'interno della sua amministrazione ciò. Ma in questi ultimi sei mesi c'è da fare un grande lavoro e ancora una volta ho voluto puntare sui giovani. Sono entrati due giovani molto in gamba, con deleghe importanti e innovative. Abbiamo sei giovani, molto giovani nella nostra giunta, e quindi questo è un segnale importante secondo me per la città, persone che stanno facendo un grande lavoro, un grande entusiasmo e competenza. Abbiamo anche fatto una valutazione politica di maggiore apertura a delle sensibilità della città coinvolgendoli nell'amministrazione, e quindi io confido che tutti insieme fino alla fine possiamo fare un grande lavoro per la città e per migliorare i servizi in un momento così difficile che stiamo vivendo. L'aspetto importante, sindaco, è che questo rimpasto arriva a pochi mesi dal termine della consiliatura. Le chiedo se questo può essere anche un modo per porre le basi della sfida elettorale che avverrà prossimamente. Ma non c'è dubbio che tra un po' comincerà in primavera la campagna elettorale, quindi diventa fondamentale non solo l'azione amministrativa quotidiana, difficile, che si fa con sacrificio e passione e amore per la nostra città, ma anche costruire quelle condizioni per poi garantire una continuità a questa città, perché credo sia un valore aggiunto. E con questa operazione, secondo me, si va a parlare a un mondo anche più vasto della città, e così continueremo a fare nei prossimi giorni. Ho lanciato anche questo luogo che voglio creare, un luogo in cui discutere sui progetti in particolare legati al recovery plan, cioè dove interloquire stabilmente con le realtà produttive, economiche, il mondo ovviamente del lavoro, le parti sociali, i professionisti, l'università, cioè noi dobbiamo lavorare insieme per rilanciare la città nel momento in cui si uscirà da questa fase pandemica, e lavorare insieme perché le misure che arriveranno con le risorse economiche che mi auguro arriveranno anche nella nostra città possano trovare una città pronta, reattiva, unita e preparata. Naturalmente bisognerà considerare, sindaco, quali saranno gli scenari, quelli politici che tra poche ore conosceremo, e però collegandomi anche alle sfide elettorali, a tal proposito, lei ha detto che entro pochi giorni scioglierà la sua riserva sulla sua probabile candidatura a presidente della regione Calabria. In primis le vorrei chiedere cosa orienterebbe la sua scelta e soprattutto quanto sta avvenendo a Roma da un punto di vista politico nazionale. Potrebbe avere degli effetti sulla sua scelta e avere anche un po' un effetto domino sulle amministrative? Insomma, gli equilibri politici di questi mesi potrebbero mancare, venire meno? Ma le fa un sacco di domande a cui non è facile dare una risposta, e le risposte non sono nemmeno intrecciate poi l'une con le altre. Vediamo che cosa accade oggi a Roma. Io credo che è in atto una crisi evidente all'interno della maggioranza, che però non penso si tradurrà in elezioni anticipate né in un cambio forte, diciamo, di guida del governo. È possibile, è verosimile, è probabile che ci sarà un rimpasto. Sicuramente il governo sta in una fase di stanca in questo momento, non ha secondo me quella forza e quell'autorevolezza nei confronti poi del paese reale. Se questo può avere ripercussioni sulle amministrative non solo di Napoli ma anche delle altre città, sicuramente sì, perché bisogna testare anche bene fino in fondo il rapporto tra PD e 5 Stelle, tra loro e Italia Viva, e quindi questo può avere sicuramente anche una ripercussione nelle amministrative. Non è, per quanto mi riguarda, assolutamente collegata alla scelta politica e personale che devo prendere nelle prossime ore di un'eventuale candidatura alla presidenza della Regione Calabria, che è una sfida che per certi versi mi riempie di fascino, di impegno, di orgoglio, è un grande anche sacrificio, ci sono tanti aspetti che devo valutare, probabilmente ci sarà anche una coincidenza con le amministrative, quindi continuerò a fare il sindaco per poi impegnarmi in questa sfida se dovessi decidere di sì.
Senta, ma un po' di più cos'è che orienterebbe la sua scelta a divenire poi la candidatura a presidente della Calabria? Guardi, politicamente io sono già per il sì, nel senso questa è una sfida impossibile e quindi assai affascinante. Per vincere, per rompere un sistema politico che da troppi anni rappresenta una cappa per quella terra fatta di tantissima gente per bene che ha voglia di riscatto, di libertà, di pulizia, di onestà e di sviluppo, e che per certi aspetti in questa avventura che mi vedrebbe unita al popolo calabrese mi ricorda ciò che accadde a Napoli una decina di anni fa. Quindi politicamente io non ho nessuna in questo momento riserva, e anzi anche le critiche che vengono da parti importanti del ceto politico hanno rappresentato per me un elemento di forte convinzione a farla. È una scelta personale, è quello che devo definitivamente maturare, perché io sono ormai 25 anni che sto in prima linea, ho fatto 15 anni in magistrato in prima linea, 9 tra l'altro in Calabria, e non è stata una passeggiata. Poi 10 anni di sindaco di Napoli, non è stata una passeggiata. Adesso scegliere quell'avventura significa continuare a stare fortemente in prima linea, quindi con degli conseguenze rilevanti sul piano personale e sul piano familiare. Quindi è una scelta di questo tipo. Se dovessi scegliere per il sì, perché farò prevalere ancora una volta l'amore per il bene comune, per un luogo che amo, come amo profondamente Napoli, e per dare un riscatto al sud, perché io sono un uomo del sud. Quindi questa è la valutazione che farò questo fine settimana, e credo nella giornata di lunedì annuncerò la mia decisione. Attenderemo il suo esito, sindaco, intanto diciamo prima della crisi del governo, un governo che ha le ore contate, però mi piacerebbe conoscere ancora di più la sua riflessione che ha poc'anzi accennato. Però nel caso dovesse accadere, quali sono gli scenari che potrebbero preannunciarsi? Un Conte Ter, un governo di larghe intese o addirittura il ricorso a voto? Lei ha detto di no, però volendo entrare nel dettaglio maggiormente. Guardi, il voto lo escludo perché il Movimento 5 Stelle non ha nessun interesse ad andare a votare, perché non avrà mai più un numero così alto di deputati e senatori. Italia Viva lo stesso, perché c'è un numero di deputati e senatori che se si va a votare non lo avrà. Credo che lo stesso PD non viva un momento particolarmente florido, e tra l'altro tra pochi mesi si vota il Presidente della Repubblica e credo che le forze di maggioranza vorranno esprimere un nominativo, quindi al voto non ci credo per nulla. Adesso bisogna vedere uno scenario se c'è semplicemente, anche se nella sua importanza, un rimpasto di cui in qualche modo forse il Paese avverte anche la necessità, perché non c'è dubbio che mi pare che viviamo una fase di stanca, di inadeguatezza e di incapacità complessiva di questo governo ad affrontare una fase così delicata. Oppure ci potrebbe essere, se la crisi è più forte, cioè se oggi Renzi dovesse dire che abbandona diciamo il governo e quindi la maggioranza mettendosi all'opposizione, ci potrebbe essere anche un governo diverso, magari con un forte cambiamento e non semplicemente un rimpasto. Quindi questi sono gli scenari più probabili. Io credo che alla fine si farà un rimpasto, quindi la formula diciamo un po' più soft. Sindaco, però mi permetta, l'ho annunciato anche lei, ha nominato Renzi, tanto accanimento, ma secondo lei qual è il piano di Renzi? Che cosa ha in mente? Ma Renzi vuole contare di più, Renzi è un furbacchione della politica, non è che si sa muovere in quei contesti. Renzi ha compreso di essere in qualche modo determinante, vuole contare di più, vuole avere più visibilità politica. Spiace che tutto questo lo si sta facendo mentre il Paese attenderebbe da questo governo e quindi anche da Renzi più risposte per gli italiani, più ristori, più capacità di affrontare la pandemia sociale ed economica, meno schizofrenia istituzionale nei rapporti tra governo e regioni, ad esempio sulla scuola. Insomma, il Paese sinceramente è un po' annoiato di questa situazione, insomma, tra un personalismo politico renziano e un governo che ha perso smalto, quindi trovassero rapidamente le ragioni per dare una via d'uscita al Paese. Il Paese non si può consentire una corda tirata così ancora per troppo tempo. Un Paese che attende il recovery plan, che è stato tra l'altro approvato nella notte, le misure sono ingenti, un piano di oltre 200 milioni, lei è soddisfatto? È un'occasione da non sprecare, secondo lei? Arriva, dobbiamo...
dobbiamo vedere che cosa arriva sui territori, quindi dobbiamo analizzare adesso con i colleghi sindaci e vedere se le nostre istanze, le nostre proposte sono state accolte e soddisfatte, quindi una valutazione la faremo nelle prossime ore. Finora c'è stato un ritardo, almeno di 4 mesi da parte del governo, vediamo che tipo di risposta ci daranno. Noi abbiamo presentato un sacco di progetti straordinariamente belli e importanti per la città e per la città metropolitana, verificheremo nelle prossime ore e vediamo se saremo all'ennesima delusione nei rapporti tra governo e enti locali, oppure finalmente il governo almeno sul recovery plan abbia dato una impronta di svolta e di interesse verso i territori. Sindaco, solo un minuto di tempo perché è il tassativo. Le volevo chiedere, i dati dei contagi continuano a crescere, lei teme una terza ondata, ma possiamo dirci conclusa in realtà la seconda? Ma io credo che la seconda non è mai finita. Adesso è un picco della seconda ondata prevedibile, perché con le festività natalizie si sapeva che con tutte le restrizioni ci sono stati più contatti. Io sono sicuramente preoccupato, ma era prevedibile questa situazione. Noi avremo fino a marzo, fino alla fine dell'inverno, una situazione molto critica. Quindi bisogna mantenere misure restrittive importanti, precauzioni attentissime, sperando che le campagne di vaccinazione vadano avanti, che le persone si vaccinano, che non si rallenta, si sia organizzati bene, in modo da cominciare a vedere la luce concretamente con l'inizio della primavera. Grazie per essere stato con noi, tanto buon lavoro sindaco, e alla prossima settimana per conoscere poi qual sarà l'esito del suo pensiero. Buon lavoro, grazie a sindaco Di Napoli. Grazie, buon lavoro e buona giornata anche a voi, arrivederci. Grazie davvero. Noi ci ritroviamo subito dopo la pubblicità per parlare di altri argomenti, momento letterario, non perdetelo assolutamente, restate con Mattina 9. Pubblicità.